siamo qui oggi, progettazione, in particolare opere pubbliche, poi diciamo anche pre-Covid, adesso sta ricominciando, abbiamo anche lavorato molto sugli allestimenti fieristici. E siamo qui oggi per il... Prego! Siamo qui è il momento esatto di qualsiasi osservazione, se ci sentite poco, se ci sono dei problemi, ecco, ditelo apertamente, perché l'obiettivo è farvi ascoltare tutto, farvi vedervi tutto quanto. Esatto, le luci per esempio è un aspetto che tra poco cercheremo di capire come risolvere. Quindi dicevo, siamo qui oggi per presentare fondamentalmente il luogo dove siete, dove siamo tutti oggi, quindi gli interventi che hanno interessato il polo del sportivo dell'autodromo di Imola per trasformarlo in quello spazio e quell'area polifunzionale che è oggi. Senti, prima di iniziare un po' nel vivo, perché appunto magari ancora qualcuno deve accomodarsi, architetto da tanti anni. Però sì, diciamo abbastanza, svolgo l'attività professionale, poi parallelamente svolgo anche un incarico di docenza ormai da 20 anni per l'Università di Bologna e prima al Politecnico di Milano. Siccome poi mi piace anche fare un po' di camera caritatis all'interno di questi eventi, perché poi il momento per confrontarvi spesso non esiste, no? E quindi cerco di approfittare di pochi minuti un po' per capire come sta andando questa vostra professione, come va, vedete che c'è un miglioramento rispetto agli anni passati, perché poi vivendo con voi a contatto da oltre 10 anni ho vissuto anche periodi un po' più bui, non so se tuttora ancora è così, magari mi dicono che il super bonus ha dato qualcosa, qualche un po' una mano. C'è stata una combinazione da certi punti di vista positiva per l'aspetto della quantità di lavoro fatturato, da altri punti di vista non qualità. Positivo, quindi qualità, tempi di lavoro stressanti, perché c'è stata la combinazione super bonus con quello che tempistiche, difficoltà tecniche che conosciamo un po' tutti, e il PNRR è arrivato a lato contemporaneamente sulle opere pubbliche, quindi il doppio impegno di portare avanti entrambe le situazioni con tempistiche in entrambe le situazioni abbastanza strette, burocrazia sempre micidiale, soprattutto sull'aspetto super bonus, e a quel punto tempi di progettazione estremamente ristretti per l'aspetto PNRR, per tutti i progetti PNRR. Noi come studio abbiamo partecipato a diversi progetti e non nascondo che è stato un periodo indubbiamente stressante, che credo che anche i colleghi abbiano vissuto più o meno allo stesso modo, perché la normale tempistica che necessita un progetto di approfondimento, di conoscenza del luogo e di sviluppo, studio di soluzioni, erano estremamente contratte per arrivare a consegnare entro i tempi necessari per i vari PFTE o esecutivi, a seconda di poi come la stazione appaltante aveva organizzato i vari lavori. E invece su questo intervento di oggi cosa ci racconti di fatto? Qual è il messaggio che un po' la vuoi lasciare a tutti quei colleghi di questo intervento? Vabbè, su questo, e poi lo vedremo dopo con le varie slide della presentazione, il concetto e la possibilità di riutilizzare spazi sottoutilizzati o non completamente utilizzati e darne nuove potenzialità, cioè creare degli spazi che possono creare polifunzionalità a un elemento, in questo caso il polo sportivo dell'autodromo, che aveva una fortissima e unica valenza motoristica. Cioè un evento di questo tipo, fino a prima di tutti questi interventi che vedremo, non sarebbe stato possibile, perché era un luogo chiuso, un luogo esistente nella città di Imola, ma presente solo e esclusivamente per quell'attività specifica, attività specifica che oggi continua a esserci, anzi, fortunatamente il tutto ha dato il là a far rinascere anche per l'aspetto proprio prettamente motoristico l'autodromo, ma riesce a essere utilizzato anche per tutti altri eventi di incontro necessari alla formazione, e quindi non solo esclusivamente sport motori o sport ciclistico.
Allora, io direi di iniziare. Ti cedo questo che ti servirà per procedere con le slide. Adesso vado a capire un po' come illuminare meglio questo schermo. Abbiamo appunto la tempistica che già sai, è nulla. Quindi, tanto se vuoi iniziare i primi minuti, intanto risolviamo il problema. Allora, la presentazione mia l'ho già fatta, grazie. Per parlare del polo sportivo e di quello che abbiamo fatto in questi anni, che è un progetto sviluppato in tanti anni, non in un'unica situazione, c'era un master plan e di volta in volta è stato possibile realizzare il progetto a step. Prima di partire su questo, una piccola premessa su quella che è stata la storia dell'autodromo, cioè che è una storia che non nasce oggi, non nasce ieri, ma nasce già nel primo dopoguerra. Qui l'indicazione dal 1950, che è l'anno effettivo di realizzazione dell'autodromo, ma le corse a Imola e l'autodromo di fatto nasce già dal primissimo dopoguerra. Infatti nel 45, con la ricostruzione anche del ponte su Viale Dante, la via che credo quasi tutti abbiate fatto per entrare per arrivare qui all'autodromo, quindi questa qua giù in fondo, abbiamo il ponte che viene ricostruito. Il centrale va avanti di slide, quindi adesso non so se si procede all'indietro o meno. Questo lo spero. Ok, quindi già in questo, che è il piano che vinse il concorso per il piano regolatore della città di Imola a firma di Vittorio Fiorentini, si vede, purtroppo la slide è molto buia e l'immagine è un po' bassa, si vede già la strada sulla riva destra del Santerno. Adesso, senza ammazzarmi come ho rischiato prima, questa parte qua sotto. E la presenza di quella strada dà il là a pensare di sviluppare un progetto dell'autodromo per spostare le gare motoristiche, come dicevo prima, già erano presenti in Imola, solo che erano su circuiti cittadini, vicino alla stazione, sul Viale Dante, quindi in strade totalmente urbane. E l'idea è quella di questo gruppo di sognatori: Noè Gollinelli, Montevecchi, e a cui si aggiunse anche Francesco Costa, che era il presidente del motoclub di Imola, di sviluppare un progetto sfruttando le nuove strade costruite al di là del Santerno, strade comunque utilizzabili durante l'anno dai cittadini, per sviluppare un percorso motoristico differente e dedicato. Quindi nel 50 iniziano i lavori per la realizzazione della pista, e già nel 53 iniziano le prime gare, non più quindi nella città di Imola, all'interno del territorio urbano della città, ma al di fuori. Cosa non da poco, perché la presenza dell'autodromo ha di fatto sì utilizzato una zona verde della città, il parco delle acque minerali, che ora è di fatto completamente circondato e contenuto dall'autodromo, quindi da un certo punto ha utilizzato un'area verde che era potenzialmente un'area verde della città, ma contemporaneamente ne ha limitato lo sviluppo, perché negli stessi anni in cui si discuteva se realizzare le strade al di là della riva destra del Santerno e di conseguenza realizzare questo circuito, l'alternativa e l'altra discussione in atto era quella se costruire una sorta di città giardino su questa parte di città non urbanizzata nel primo dopoguerra.
Quindi la presenza dell'autodromo di fatto ha fatto sì che questa area rimanesse a tutti gli effetti un'area verde, con questa infrastruttura sportiva all'interno, ma non urbanizzata. Ecco che quindi nel piano regolatore successivi dal 53 le strade che sono poi utilizzate come circuito diventano parte del piano urbanistico e iniziano le costruzioni degli edifici a servizio del polo sportivo nel 65. Quindi la primissima torre gara e il primo corpo box, che sono fondamentalmente una in luogo della ex Torre Marlboro, quella che si vede quando entrate, accedete alla struttura dell'autodromo, che abbiamo visto entrando questa mattina, del corpo box, che praticamente era in corrispondenza del primo pezzo dei box attuali. Poco dopo viene anche costruita la tribuna centrale, che è quella che si vede al di là della pista. E nel 79, quindi tra gli ultimi anni del 70 e i primi dell'80, l'autodromo diventa effettivamente un luogo chiuso. Vengono costruite le recinzioni che ancora tutt'oggi esistono attorno alla pista e viene di fatto isolata questa parte rispetto al resto della città. Quindi fino ad allora l'autodromo era utilizzato e chiuso durante le gare sportive, ma comunque erano strade utilizzabili durante il resto dell'anno. Da quest'anno invece, dalla fine degli anni 70, inizio degli anni 80, l'autodromo diventa un luogo chiuso. Quindi un luogo che c'è, come dicevo prima, che ha bloccato la crescita della città e quindi l'espansione, l'uso del territorio su questo lato della riva del fiume, ma contemporaneamente ha isolato tutta quest'area dall'uso di tutto il resto della città durante l'anno. Le esigenze per le gare crescono, il corpo box non è più adeguato e quindi viene demolito e viene costruito il nuovo corpo box, che aveva sede anch'esso dove siamo in questo momento. Qualche anno dopo anche la Torre Gara non ha più non risponde più alle esigenze necessarie per le attività e viene ricostruita, abbattuta e ricostruita la nuova Torre Gara, che è rimasta e tuttora rimane l'elemento più iconico dell'autodromo, l'elemento che tutti riconosciamo quando viene fotografato e viene visto in televisione l'autodromo. Quindi la torre costruita dall'architetto Gresleri e l'ingegner Morandi, quella torre molto, che richiama molto l'edilizia marittima della riviera romagnola. Questi sono gli anni in cui l'autodromo e Imola vive i maggiori fasti anche a livello internazionale, con i gran premi internazionali, in particolar modo quelli della Formula 1, un gran premio d'Italia e il 26 gran premi di San Marino, fino al 2006, quando si corre l'ultima gara di Formula 1 qui a Imola. A quel punto la Federazione Internazionale interrompe i contratti con l'autodromo di Imola perché non ritiene più adeguata la pista, non ritiene più adeguata le strutture, e quindi, visto che si ritiene che non ci sia il tempo tecnico per realizzare gli ammodernamenti necessari, viene chiuso il contratto. Questo fa sì che per molti anni poi l'autodromo non avrà più gare di Formula 1 in sede, perché nel 2006 vengono demoliti i corpi box, rimane solamente la torre gara, che tutt'oggi è ancora esistente, qui vedete dove erano collocati, e a firma dell'architetto Tilke viene costruito quello che è il nuovo corpo box, che in realtà è tutt'oggi presente, è quello dove siamo in questo momento sopra, perché vengono anche fatte delle infrastrutture sulla pista, ma l'elemento che ci interessa di più come progettisti è l'edificio del corpo box. Lo vedete già da questa immagine, non ha nulla di iconico, è semplicemente un edificio in calcestruzzo, ha un piano
grande terrazzo scoperto, alcune torri scala anch'esse oltretutto scoperte, che sono quelle per accedere al piano terrazzato. Si sviluppa su due grandi ali con uno snodo centrale che è quello della scala con gli ascensori che è alle vostre spalle e semplicemente ha il solo scopo di funzionare e avere le dimensioni necessarie per le nuove esigenze dei box per le attività motoristiche attuali. Lì sulla destra, vabbè, siamo sul lato pista, no? Più o meno, vedremo anche delle foto al lato opposto, si percepisce anche già la situazione che c'era in questi anni, cioè la situazione di un luogo assolutamente chiuso, una zona isolata dalla città e alla città. In questi anni non ci sono gare motoristiche di livello internazionale se non la Superbike e quindi si decide di iniziare un percorso per la riqualificazione e, come dicevo prima in premessa, la rifunzionalizzazione della struttura per dare nuove attività, nuovi spazi, nuove architetture che possano creare attività differenti e quindi facciano vivere la struttura non solo durante la gara, nei weekend della gara, ma potenzialmente tutto l'anno. Questo è un percorso che è partito nel 2013, arriva ad oggi, ma proseguirà ancora, perché il percorso di riqualificazione e di dotazione di nuovi spazi per attività non è finito. Questa è la situazione che abbiamo in questo momento. Adesso non so se sia un puntatore, ma quindi la situazione, pardon, che c'era nel 2013. Quindi, arrivati dal ponte di Viale Dante, l'accesso principale, subito a sinistra l'area autodromo era chiusa, iniziava il cosiddetto paddock 1 e da lì in poi non era possibile entrare se non durante le gare con relativo pass. L'edificio era appunto, oltre alla Torre Marlboro, l'ex Torre Marlboro, l'ex Torre Direzione Gara, il corpo box suddiviso in due ali con questo snodo con le scale e l'ascensore. Sul fondo, verso ovest, la Torre Gara di nuova realizzazione e quell'altro piccolo edificio bassino che era il centro medico. Tutta quest'area, ribadisco, era una zona chiusa. Nel 2013 si parte con il primo progetto, quello più iconico, quello che doveva dare il là e il lancio allo sviluppo. Quindi il Museo Checco Costa, il primo edificio che vedete all'ingresso. Questo è un percorso negli anni, nel tempo, di come si sono sviluppate. Poi andrò successivamente a raccontare i singoli progetti. Nel 14 si inizia invece ad aprire lo spazio alla città e quindi prima un primo tratto fino all'ex Torre Gara, quindi non c'è più la barriera fissa all'uscita del ponte, ma viene demolita, viene aperto e viene creata una prima apertura con delle chiusure mobili che già in questa prima fase, in questo primo anno di realizzazione, possono essere spostate a seconda di quello che succede, cioè ci sono le gare motoristiche, la chiusura rimane in corrispondenza di quella zona rossa verso la tribuna, ci sono gare ancora più importanti, riesce, torna e viene rimontata, veniva rimontata sulla vecchia sede, oppure poteva essere spostata anche ulteriormente in là per utilizzare tutto il paddock. Il paddock però così com'era, mentre nel 2016 si riesce a portare avanti questa apertura, cioè, ovvero visto che le esigenze di quasi tutte le attività motoristiche che avvengono nell'autodromo, che non sono solamente la gara di Formula 1 e di Superbike, che necessitano di spazi molto ampi e quindi di sfruttare tutto lo spazio dell'autodromo e anche oltre, e quindi viene proprio chiusa tutta l'area a partire dal ponte di Viale Dante, tutte le altre attività quotidiane, le gare di altro livello, di gare di privati eccetera, non necessitano di tutto il paddock. Pertanto questa parte di cosiddetto paddock 1 fino
allo snodo delle scale principali, viene restituita di fatto alla città. Nel 2016, più o meno contemporaneamente alla realizzazione dell'apertura con la piazza, si realizza questo spazio come edificio gemello di quello precedente, con piccolissime variazioni, anch'esso costruito al di sopra del corpo box esistente. Anno successivo, quindi, di volta in volta c'era un'attività sempre di nuova realizzazione, di nuova costruzione, che facevano sempre capo a un master plan, linea guida di tutto il progetto, la parte di hub turistico, ovvero dove era stata riqualificata in prima battuta nel 2013 il primo corpo box del museo, al piano inferiore vengono riqualificati e riutilizzati quegli spazi, in maniera che la piazza abbia anche delle attività e non sia semplicemente uno spazio aperto per attività esterne, ma ci siano delle attività di vario genere. Nel 2020, si vede poco, però viene eliminato il centro medico, ovvero viene demolito il centro medico che divideva il paddock 1 dal paddock 2, da questa parte di paddock stretta lungo tra l'edificio dei box e il fiume, e il paddock 2, che invece è quella che abbiamo, che io alle spalle, che arriva fino all'ingresso secondario della Rivazza. Quindi il centro medico, un po' per dimensioni non più adeguate e soprattutto per una posizione non più felice, perché divideva appunto e creava una strozzatura tra il passaggio tra i due paddock, viene demolito e ricostruito in zona Rivazza, in maniera che sia anche un elemento di servizio che possa essere di più facile accesso anche alla città, oltre che dare continuità tra i paddock per anche attività come anche i concerti, che è l'altro elemento di forte attrazione che ha assunto in questi anni l'autodromo come centro per concerti con grande affluenza di pubblico. L'ultimo intervento è quello del 2023, che è un intervento prettamente legato all'attività sportiva in questo momento, perché è proprio rimasto al di là della barriera, al di là della piazza pubblica, ma che anch'esso serve a dare maggiore potenzialità alla struttura. Quindi la passerella, che verrà poi in futuro prolungata fino al corpo scale, permette di dare accesso anche a quell'altra parte che è qua dietro, oltre quell'altra parte di terrazzo scoperto che è rimasta libera, per creare nuovi spazi per avere sempre più potenzialità anche per attività di tipo fieristico, di presentazioni e incontri. Le torri contengono bagni e corpi scale ascensore per dare una maggiore accessibilità e una maggiore potenzialità d'accesso alla struttura, che altrimenti avrebbe pochissime scale. E questa è la configurazione che ci troviamo ad avere oggi. Dopo questo percorso negli anni andiamo invece a un percorso nello spazio, cioè quello che invece vediamo oggi, cos'è diventato oggi questo autodromo, partendo da quella che era la situazione di partenza. Come vi ho già detto prima, l'obiettivo principale era quello di riaprire lo spazio per la città. E quindi quella che era la configurazione del paddock, che è di questo tipo, quindi con un terreno molto in pendenza verso il fiume e soprattutto una barriera molto importante che diventava barriera dall'esterno verso l'interno per evitare introspezione e rischio di ingressi indesiderati anche per la sicurezza un po' per l'aspetto dello spettacolo e quindi vietare la visione di cose senza pagare il biglietto banalmente, ma anche per la sicurezza, perché all'interno del paddock ci sono elementi anche pericolosi e quindi deve essere controllato l'accesso. Quindi la grande barriera che c'era sul fiume andava comunque garantita. Il problema è che la situazione creava una grossa barriera sia sul lato fiume sia sul lato paddock,
che diventava, doveva diventare piazza. Quindi l'idea è stata quella di abbassare per quanto possibile comunque la barriera per lasciare maggiore visibilità anche dalla città verso l'autodromo, verso la zona Corpo Box e la nuova piazza, ma soprattutto rialzare il livello interno del palco. Quindi rialzarlo in maniera da creare una visiva e una continuità tra la piazza e il fiume, tra la piazza e il resto della città oltre il fiume. Questo ha fatto sì anche che la zona nuova, la zona aperta di parcheggio e di piazza dell'autodromo risulti ora più planare, non con la fortissima pendenza che aveva prima, e quindi più facilmente utilizzabile per attività, incontri, spettacoli. Quindi questo è il percorso che è stato creato, e questa è proprio una foto della, a termine del lavoro e della prima fase di apertura della piazza. Infatti, se vedete in corrispondenza della torre, c'è una barriera. In realtà è una barriera mobile, era quella che poteva essere smontata e rimontata più avanti o più indietro in funzione delle attività. Però questo era stato il primo là per dire ok, lo spazio che non è più così necessario per le attività motoristiche per tutto l'anno deve essere restituito alla città, deve essere dato e utilizzabile per qualsiasi situazione ed evento. Questa è la foto invece dalla piazza già in seconda fase, e quindi la barriera laggiù in fondo diventa piccola, bassa, è un semplice parapetto che ci permette di vedere gli alberi del fiume e oltre. Stessa situazione sul lato della barriera, e questo ha consentito di creare in alcuni punti anche delle connessioni tra il parco lungo fiume e la piazza, e quindi rivalorizzare anche in parte la parte di parco lungo fiume, in questo caso più di percorso perché è una striscia più stretta, però permette di proseguire e camminare lungo il fiume, anche risalire alla piazza e riscendere, e non avere più la situazione totalizzante da qui fino alla rivazza di una forte barriera, che è poi quella degli anni 80 che vi ho fatto vedere prima. Questo è un piccolo confronto di, soprattutto per chi non conosce Imola, o anche per chi conosce Imola e in parte le cose poi si dimenticano, quello che diventa lo spazio nuovo è quello che abbiamo sempre vissuto, in realtà non è così. Fino appunto non tantissimi anni fa la situazione era esattamente questa, si arrivava in fondo a Viale Dante e c'era una barriera, un cancello di una zona privata. Con l'intervento di apertura la via a sinistra diventa una via a tutti gli effetti e si può girare e si può andare anche oltre, così come ancora più fortemente nella zona della piazza, dove magari la dimensione dello spazio non lo fa capire appieno nelle immagini, però se fate un piccolo rapporto, la barriera rossa a sinistra, quella vecchia, quella storica degli anni 80, è oltre i 2 metri. Guardate il cassonetto verde e guardate la dimensione. Quindi la semplice apertura e la restituzione della zona a uso pubblico e non più privato durante le gare non sarebbe stato sufficiente, perché saremmo stati dentro a una zona chiusa comunque, non un'area aperta che comunica col resto degli spazi. A destra invece la situazione nuova col parapetto, e anche lì il rapporto magari va fatto con le auto e il furgoncino, e quindi si inizia a capire un po' la differenza tra quello che era uno spazio usabile da tutti a questo punto, ma non piacevole perché si sentiva in un certo senso in gabbia, e lo spazio nuovo invece, che è uno spazio a tutti gli effetti in comunicazione con gli altri.
Il Museo Pecco Costa, invece, come vi dicevo, è stato il primo nel cronologicamente tra gli interventi ed è quello che è andato a modificare l'aspetto formale e è stato il primo là a dare vera polifunzionalità alla struttura con la costruzione al di sopra del corpo box di questa nuova struttura. Allora, fortunatamente nel progetto di Tilke dei nuovi corpi box era già prevista la possibilità di costruzione in un secondo momento di un secondo livello alla stessa maniera, sempre un edificio massiccio in cemento armato, però questo vuol dire che le strutture sottostanti erano già progettate e dimensionate per reggere il peso di una seconda struttura. La seconda struttura si è decisa di farla non con un edificio anonimo come quello esistente, ma di cercare di dargli una nuova caratterizzazione, un segno iconico che potesse anche dare una nuova immagine all'autodromo. E questo era quello che era stato progettato e costruito nel 2013 e oggi ha un'immagine molto differente, non perché sia cambiato qualcosa da un punto di vista volumetrico e formale, ma semplicemente perché e 6 anni fa, sembra, non ricordo bene l'anno, con una manifestazione è stata data l'autorizzazione a realizzare il grande graffito della faccia di Senna da un artista brasiliano che oggi è diventata praticamente la facciata del museo. La planimetria dell'intervento, il piano primo superiore e il piano terra sopra e il piano primo sotto, non so bene perché, comunque si sviluppa con questa nuova teca di vetro che è l'unico elemento aggiunto, il museo al piano superiore con relativi servizi, un'area magazzino e infine sulla parte finale, l'avete visto salendo dalla scala sulla destra, un terrazzo coperto. Quindi, a parte la teca di vetro che era l'ingresso del museo, l'accoglienza, l'ingresso del museo, tutto il resto è costruito al di sopra dell'edificio esistente. Un po' di numeri, stiamo parlando di un intervento di sala espositiva di 700 metri più altrettanto di terrazzo, quindi siamo non 2000 ma circa 1800 metri di copertura e tempi di realizzazione abbastanza brevi, anche perché un'esigenza di tutti questi lavori è stata quella anche di realizzare tutti gli interventi coordinandosi con le gare della struttura sportiva. Quindi la scelta, oltre che formale, e vedremo strutturale per avere maggiori spazi al piano primo, delle strutture in acciaio è anche stata indirizzata nella ricerca di un sistema più veloce e di costruzione il più possibile fuori opera. Quindi la sezione tipica del corpo box era di questo tipo, una semplice scatola in cemento calcestruzzo armato con alcuni appoggi, pilastre e travi ogni 6,50 m circa, il modulo del box, al di sopra è stata costruita la nuova struttura, rialzando i pilastri laterali dei box, sfruttando quello che è la pensilina di copertura del terrazzo e alzandosi con queste strutture in acciaio, ad albero più che a forchetto. La ricerca e la volontà di fare questi alberi aperti appunto è nata dalla volontà di minimizzare il più possibile gli appoggi al piano superiore e liberare gli spazi. Infatti, invece che avere un appoggio ogni 6,50 m, gli appoggi sono uno ogni due e quindi con l'albero di acciaio che si apre sia sul pilastro principale sia sui pilastri sulla pista, il singolo appoggio va a creare due appoggi laterali per le travi. La struttura del museo è praticamente come quella dove siamo in questo momento, cioè sono due edifici pressoché gemelli,
cambia pochissimo l'inclinazione dei forchetti di acciaio e l'altezza dei pilastri in CA che li alzano leggermente. Del resto il sistema è esattamente lo stesso. L'altro elemento che ha portato anche alla possibilità di realizzare questo intervento è l'orientamento dell'edificio, per cui il segno della copertura, questa lama, questa L in acciaio grigio che punta verso la pista, in realtà è anche funzionale all'orientamento della copertura, che quindi i quasi 2000 metri quadri di copertura sono interamente coperti, parliamo del museo, quello è stato anche questa sala polivalente, coperti da pannelli fotovoltaici che hanno permesso di creare un impianto di quasi 200 kW e quindi dare anche ragione di sostenibilità energetica, economica all'intervento. Questa è la techetta di vetro che funge da ingresso allo spazio museale, quindi l'unica parte completamente in nuova costruzione che ha occupato una parte di terreno asfaltato ma non costruito. Questa che vediamo ad esempio sulla destra è il terrazzo del vecchio corpo box, quello che nella foto precedente era coperto da un banner pubblicitario dell'intervento. Qua vediamo proprio il collegamento tra la copertura, l'edificio box esistente in cui è stato alzato il vano scale e la paretona esternamente rossa, oggi decorata con la faccia di Senna, che fa da doppio volume sulla hall d'ingresso. Lo spazio interno è equivalente, come dicevo prima, a questo, e quelli sotto sono alcune foto delle mostre, degli eventi che sono stati fatti all'interno del museo, quindi mostre sulla moto, sul ciclismo, su Senna. E qua forse si percepisce la differenza tra i set in CA che sono un po' più tozzi nell'edificio accanto. La grande vetrata che guarda sulla pista come questa e il terrazzo scoperto, anche questo utilizzabili per eventi in sinergia con la sala polivalente dove siamo o col museo quando sono allestite mostre temporanee. Ecco, questo confronto visto dalla tribuna centrale è la situazione a fine anni 70 col già secondo corpo box e la torre gara ex Marlboro, nel 2007 con ancora l'edificio dei box di Tilke, che quasi non si vedono perché esistenti solo al piano primo, al piano box, e poi l'innalzamento del 2013 che non ha demolito nulla ma è andato semplicemente a sfruttare le possibilità e le potenzialità dello spazio che già esisteva, della struttura che già esisteva. Sempre non nel tempo ma nello spazio, l'altro elemento che ha riqualificato lo spazio dell'ex polo sportivo è quello dell'hub turistico, quindi l'intervento, come vi anticipavo prima, realizzato al piano terra dei box, che a questo punto, affacciandosi non più su un'area sportiva, non più sul paddock, ma su un'area pubblica, non erano più utilizzabili, non servivano nemmeno durante le gare motoristiche, anche quelle con maggiore necessità, la Formula 1, la Superbike, il Moto Mondiale, non aveva più necessità di utilizzare quelli come spazio box. A quel punto la volontà è stata quella di sfruttarli per creare attività che facessero vivere la piazza. Quindi la galleria centrale, la galleria di collegamento con la teca d'ingresso, la zona bar ristorante, lo spazio IF, che è l'ente di promozione turistica di Imola con Faenza, e uno spazio temporary shop
e spazi commerciali, in questo caso, in questo momento, sono occupati da un negozio di biciclette di alto livello, Bike Passion. Quindi negozi che chiaramente ha senso che abbiano legame con la pista, è più efficiente, più sinergico, perché si riescono a creare attività, presentazioni ed eventi, ma sono spazi commerciali a tutti gli effetti. Anche qua un po' di numeri, quindi l'intervento è stato anche qua prevalentemente di ristrutturazione interna e riuso degli spazi. Sono state eliminate tutte le chiusure del corpo box, i portoni e i tamponamenti che davano verso il paddock e sostituiti da grandi vetrate, e nella parte di galleria eliminate totalmente e creata questa parete di vetro esterna al di sotto del ballatoio esistente. Questa è la galleria, mentre da questo lato siamo sul portico, quindi di fatto nella galleria che vediamo qui a sinistra si sono inglobate le strutture realizzate per sostenere la nuova copertura del museo. Alcune foto degli spazi commerciali e del centro IF turistico. Per un periodo ho avuto sede anche la Tazzari Auto Elettriche di Imola, e avevo uno shop qui sotto l'autodromo e il negozio di biciclette attualmente presente. E quello che vi dicevo, la presenza e la sinergia tra uno spazio pubblico esterno aperto, visibile, con un affaccio quasi a terrazza verso il fiume, verso la città, e la presenza di negozi, attività, un ristorante, bar, ha permesso di creare la possibilità più facile di organizzazione di eventi. Avviandosi verso la fine, la sala polivalente, il luogo dove ci troviamo ora, come vi dicevo, è un edificio di fatto gemello a quello precedente, che da là anche al proseguimento, alla copertura del successivo e del rimanente terrazzo coperto. In questo caso è stata risistemata e riqualificata la scala d'accesso con una ripavimentazione, sono tutti elementi che erano già presenti nel progetto, semplicemente ampliati e ritoccati per dare maggior accesso alla tribunetta che c'è qua davanti. La sala polivalente nasce prevalentemente per dare risposta all'esigenza di una sala stampa di dimensioni adeguate per il momento, e alle spalle c'è un'altra saletta che è la sala briefing, dove è il punto dove i piloti fanno gli incontri prima delle gare. La dimensione è gemella della prima parte di museo, semplicemente senza il terrazzo coperto, e anche qui i 700 metri di copertura più i 100, quindi siamo sugli 850, un migliaio di metri quadrati di copertura, anche questa più avanti, non contestualmente al progetto, è stata coperta con un impianto fotovoltaico, sempre per potenziare ulteriormente la capacità della struttura. Lo spazio, che oggi è chiuso da alcuni pannelli temporanei, è potenzialmente per un migliaio di ospiti, e vedete nella parte sotto una conferenza come quella che stiamo facendo in questo momento, nella parte superiore invece la configurazione a sala stampa, da cui i vari monitor che vedete appesi come infrastruttura alla copertura. Il sistema sempre a forchetti, che ha permesso anche qui di minimizzare gli appoggi e ampliare al massimo gli spazi, e alcuni ambienti, ma questi li abbiamo e li avete percorsi anche oggi. Quindi gli ultimi due interventi sono quella della passerella Torri Servizi, come vi dicevo, più tecnica per dare risposta ad esigenze
dell'hospitality durante i Gran Premi, ma che permetterà, una volta proseguita la passerella, di rendere indipendente anche il restante primo piano della struttura, sempre per non creare commistioni tra l'attività sportiva, e quindi un luogo chiuso e privato, di fatto ad uso privato, e invece la parte superiore che può essere utilizzata per eventi che possono anche funzionare in parallelo all'attività di pista. Questi sono elementi al momento molto tecnici, perché attendono l'ulteriore sviluppo della copertura del rimanente terrazzo coperto, e la parte interessante per ingegneri eccetera è il sistema di travature quasi a ponte della passerella, perché per bypassare e lasciare libero il maggior numero di box coprono luci molto ampie, non più un doppio passo di 13 metri ma raddoppiato ulteriormente, quindi 26 e oltre. L'ultimo intervento è quello del centro medico, in questo caso lo vediamo anche velocemente. In realtà è centro medico e di superficie per il trasporto tramite elicottero, che, come vi dicevo, è stato spostato dalla posizione storica che divideva il paddock 1 dal paddock 2, cioè la fine dei box, fino alla rivazza, fino praticamente al ponte che molto vicino al ponte che arriva da Faenza sulla via Emilia, è stato spostato in maniera da essere facilmente accessibile anche dall'esterno e avere le di soccorso immediatamente utilizzabili. La presenza di questo nuovo centro medico di più facile accesso alla città ha anche permesso di utilizzarlo, infatti, per attività non legate alla moto e al circuito. È stato utilizzato come centro vaccinale durante il Covid, e quindi questo non sarebbe stato possibile là dove era. Quindi, oltre a dare un beneficio per l'attività specifica per il 5 del circuito, diventa anche un elemento utilizzabile in maniera indipendente anche questo per la città. L'edificio è molto semplice, ha semplicemente due sale sulla destra d'emergenza più una più in alto con il bagno per l'osservazione breve, alcuni ambulatori e la parte di ingresso, disimpegno, salette incontri e zona doping, che è l'altro aspetto che va gestito in queste attività. Nella parte bassa invece c'è la camera calda dell'ambulanza per eventuali emergenze e che si dovessero manifestare in fase di gara. Il layout, il disegno dell'edificio, in questo caso completamente nuovo, quindi che non è andato a costruire su un esistente, ma demolendo l'esistente, è andato a costruire in una zona nuova del paddock, riprende il disegno già utilizzato nel museo e nella sala polifunzionale, in realtà sotto ha una struttura completamente diversa, perché in questo caso è una struttura in pilastri a travi in CA, tamponamenti in laterizio e copertura leggera in XLAM, in maniera da tenere le strutture in CA molto più snelle, con minor peso. Rivestimento in materiali a Lucubond, anche questo per riprendere i materiali già utilizzati nei precedenti interventi. In questo caso però le finestre, le vetrate sono filtrate da lamiere microforate, un po' per ragioni estetiche ma anche per evitare introspezioni, visto che i tipi di attività che si fanno all'interno possono essere soggette a privacy, o comunque nel momento delle gare i giornalisti sono ovunque e cercano ovviamente di catturare qualsiasi tipo di immagine, quindi questo è stato anche per cercare di dare omogeneità alla facciata, ma anche filtrare un po' dall'introspezione da interno e esterno. Ok, io con questo ho concluso. L'ultima immagine era per rifarvi vedere un po' tutta la pista e tutti gli interventi. In basso il centro medico e più in alto arriviamo verso il ponte di Viale Dante seguendo il fiume,
E anche per ricordare che appunto quelli che vi ho raccontato sono gli interventi fatti dal 2013 ad oggi, ma gli interventi di riqualificazione, di ammodernamento e soprattutto rifunzionalizzazione non sono terminati, si sta proseguendo oltre a tutti gli interventi di pista specifici per far funzionare il polo sportivo. C'è questa forte volontà di usare il più possibile l'autodromo non solo per la gara, le gare, ma per tutto, per tante altre attività come questa. È un evento del genere appunto nel nostro salone. Intanto faccio fare un applauso all'architetto che un po' ha aperto regolarmente questo evento. Volevo fare anche qualche domanda. Ovviamente è aperto il microfono a tutti se avete osservazioni, domande, curiosità, ma com'è nato questo lavoro? Cioè, voi siete di Imola? Noi siamo di Imola. Avete fatto una gara, vi hanno contattati, come funziona? Allora, in questo caso nasce, alcune sono gare e altre sono affidamenti diretti, perché è sotto soglia. E il primo là nasce da un'idea di appunto di dare una nuova veste, una nuova forma all'autodromo e quindi dargli un perché del rilancio. Quindi la prima parte di progettazione, la progettazione preliminare era stata affidata per dire vediamo se si può fare, cosa si può fare. Vi affidano direttamente questa parte. Quindi quella partenza è andata in quel modo. Oltretutto in quel caso l'aspetto dell'impianto fotovoltaico non è secondario. Era il periodo di boom, che boom dice, del pioggia, fotovoltaico ricordo, e quindi quale cosa meglio di una bella di una bella copertura che si poteva fare orientata praticamente a sud di non poteva mancare quadri. E quindi quello è stato un forte incentivo perché anche economicamente ha reso l'intervento fattibile, non è da nascondere, perché le cose poi devono sempre tornare. Va bene, vogliamo dare nuove funzionalità, vogliamo dare nuovo impulso, restituire, però poi deve essere sostenibile anche economicamente, se no può diventare un problema. E poi il vostro lavoro è stato apprezzato e quindi hanno continuato dopodiché a richiedere. C'è stato un momento dove ho detto ma chi me l'ha fatto fare a prendere questo lavoro? Perché a volte succedono quei momenti drammatici, ma in questo caso non ha... era tutto preventivato, immagino anche direi visto. Che se vogliamo chi l'ha fatto fare ci potrebbe dire proprio sulla partenza. Potevo portare il computer, accedere al disco di rete e vedere le 23 cartelle di soluzioni per arrivare a partire, perché appunto prima una cosa, poi no, poi costa, poi non lo facciamo, poi bisogna risistemare. Quindi la partenza è stata indubbiamente più difficile, anche perché bisognava crederci in dare un nuovo slancio alla cosa, una nuova veste alla struttura. C'è qualcosa che rifarebbe oggi diversamente rispetto a 10 anni fa? Di solito in 10 anni cambia tutto, ecco, quindi è abbastanza semplice pensarlo. Ma è completamente soddisfatto di ciò che è stato fatto? Mai. Quello non dovrebbe essere. Però, allora, globalmente indubbiamente soddisfatti come team, come gruppo. Tra l'altro non ho citato tra gli altri, ne approfitto adesso, chi ci ha accompagnato in questo, in quasi tutti i progetti. Quelli principali, l'ingegner Manfroni di Rimini, con cui condividiamo buona parte delle idee di questa struttura, e lo studio energia per la parte impiantistica, quelli principali. Poi abbiamo collaborato con altri studi, eccetera. E cose che si rifarebbero diversamente, probabilmente sì. Però in generale direi che come studio ci riteniamo soddisfatti di essere arrivati qui, anche perché, allora, soprattutto torno al museo, adesso non ricordo esattamente l'importo, mi sembra che fosse 1.500.000 euro di intervento. Ma il totale qual è dell'intervento? Di tutti non ce l'ho, non l'ho sommato. Però l'intervento dei 2.000 metri quadri di copertura, più teca esterna, eccetera, con impianti, eccetera, non è stato facile realizzarlo con quella cifra. All'interno c'era anche un primo
sottostruttura per l'allestimento delle prime mostre, che poi nel tempo è cambiato, per cui ricordo che fu chiamato anche un secondo architetto una volta realizzata la struttura e per realizzare l'allestimento interno, e disse: ah, avete speso 1,5 milioni per l'allestimento, e no, per farlo.